Cani e caldo, istruzioni per l'uso. Ciao, se non mi conosci mi presento, sono Antonio Puccio, sono un dog trainer e aiuto le persone come te a costruire una relazione perfetta con il proprio amico a quattro zampe. Con l'arrivo dei primi caldi i nostri cani sono particolarmente abbattuti. Che cosa possiamo fare per dar loro sollievo e aiutarli a non patire troppo questi primi caldi? Il primo consiglio che ti voglio dare è quello di evitare di fare passeggiate nelle ore più calde della giornata. Questo è il consiglio più banale che ti posso dare, ma è molto importante tenerlo bene in mente ed evitare di far uscire il nostro cane durante le ore più calde. Dedicagli uno spazio fresco per la casa per i suoi momenti di riposo. Potresti agevolarlo nel trovare agio rispetto al caldo che sta patendo in quel momento utilizzando anche dei semplicissimi tappetini refrigeranti. Se ne trovano in commercio di ogni tipo e aiutano il cane a ritrovare un benessere nel momento in cui fa molto caldo. Se devi muoverti con la macchina, ricorda di accenderla qualche minuto prima in modo tale da farla raffreddare attraverso l'utilizzo dell'aria condizionata per far sì che il cane non patisca troppo lo sbalzo di temperatura. Ricordati che i cani hanno una percezione delle temperature completamente diversa dalla nostra, essendo che loro partono da una temperatura di base del loro corpo già più alta rispetto al nostro. Quindi i nostri cani tendono a patire il caldo ancora prima di quando lo patiamo noi. E il fatto di non avere delle ghiandole sudoripare fa sì che per loro dissipare il calore sia molto più difficile. Se vuoi alleviare la sensazione di calore che sta provando, ricordati che bagnare la testa serve a poco nel cane. Infatti, i percettori di caldo e di freddo nel cane si trovano in posti completamente diversi. Quindi, se vuoi aiutarlo a sentirsi meglio, quello che potresti fare è bagnarlo sotto i polpastrelli, bagnarlo nella zona inguinale e bagnarlo sotto la pancia. Fammi sapere che cosa ne pensi qui nei commenti, ricorda di seguirmi e di lasciarmi un like.